Londra. Paddington è un orsetto che è cresciuto nel profondo Perù ed è stato allevato dai suoi zii e da un esploratore inglese che è quello che gli ha dato le buone maniere. Ed è un orsetto che a un certo punto si trova catapultato in una grande città, appunto Londra. E lui si immagina accogliente, educata, e invece capisce che la città è una giungla più severa della giungla dove ha vissuto lui. Mi identifico molto in Paddington perché ci sono diversi sillogismi, nel senso che io non vengo dal profondo Perù, ma vengo dalla provincia. Il mio impatto con la città, quando io ho cominciato a lavorare a Milano, è stato un po' questo. Mi sono scontrato con una realtà molto più dura rispetto a quella in cui io avevo sempre vissuto. Paddington ha un grande senso dell'umorismo, ha un umorismo molto British, e diciamo che anch'io ho sempre cercato di supplire, purtroppo, alle mie mancanze fisiche con il senso dell'ironia. Il doppiaggio innanzitutto è un mestiere completamente diverso rispetto a quello dell'attore. Le esperienze con il doppiaggio sono sempre state molto molto divertenti, e anche questa. E io credo che un doppiatore sia un buon doppiatore anche in base al suo direttore del doppiaggio. È come un allenatore, hai bisogno di qualcuno che ti indichi le intonazioni giuste, i tempi. Avevo un orsetto molto molto simile a Paddington. Era un orso di quelli normalissimi, semplicissimi, marrone, col naso nero e gli occhi espressivi. Adesso esiste ancora, completamente infeltrito, tutto un po' ciancicato. Però insomma ho un ricordo di questo orsetto che non aveva un nome particolare, era l'orso. E quindi sì, c'avevo questo peluche che mi accompagnava sia quando dormivo, quando guardavo i cartoni animati, insomma, come tutti i bambini. Ciao amici! Ci vediamo al cinema a Natale a vedere Paddington, e mi raccomando, portatevi un panino alla marmellata, perché un panino alla marmellata contiene le vitamine e i minerali necessari a un orso per un'intera giornata. Ho dormito. No, per carità, vuoi un caffè? Quanti anni abbiamo per doppiarlo questo? Cioè, un paio di mesi? Calma, io avrei degli impegni a Natale, però con comodo. Ok. Però? Spero di non sembrare strano dopo tutto questo. No, scusa, ho dormito ancora, niente. Non è facile.